Salve popolo di YouTube, io sono Tearless Raptor e vi do il benvenuto a questo nuovo video di Pokémon Uranium. Oh yes! Come potete vedere è notte fonda, in questo momento sono le 11:30 qua in Irlanda, quindi a mezzanotte e mezza italiana. E sì, sono qua per fare un episodio di Pokémon Uranium in notturna. E siamo qua nella splendida città di Venezia. Siamo a Venezia, orco can, osteria, che non parlano così i veneziani, ma dettagli, ok, non ce ne frega niente. E cosa voglio fare in questo episodio? Boh, allora, mi sa che ci conviene andare a provare ad abbattere la palestra di Venesi, sempre che si possa, a meno che non appaia una chissà quale questa all'improvviso. E vediamo i Pokémon che abbiamo, più che altro voglio vedere come stanno messi i miei Pokémon, perché non ho la più pallida idea di cosa potrò trovare da qua in poi. Perché volendo potrei tirare fuori, no, non mi conviene tirare fuori Titanize e neanche nessun altro, perché fanno piuttosto schifo e tutti i Pokémon da qua in poi saranno molto 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 forti, quindi mi sa che già quelli che ho in squadra fanno abbastanza schifo. E come detto non so di che tipo possa essere la palestra, quindi lo scopriremo assieme nel momento in cui arriviamo alla palestra. Ho sbagliato tasto. Lo scopriremo insieme. E cosa sei tu? Cosa sei tu? Quick! Non me l'aspettavo mai. Razzi? Oh mio Dio, lo voglio! E lo chiamo Papa Razzi. Non come Papa Razzi, però come Papa Ratzinger. È quello il punto. Che figata, è una sorta di Smeargle venuto male, cioè è uno Smeargle sgorbio. Dovrebbe sopravviverci con un po' di vita, invece c'è mortissimo questo Razzi. Peccato, l'avrei voluto catturare, magari neanche me lo faceva fare, però insomma ci sarebbe stato. E che succede? Tutto qua, non aveva niente di particolare. Ok, ho perso un po' di tempo, però intanto esploriamo un po' le case prima di arrivare alla palestra, perché magari qualcuno ci dà qualcosa, ci vuole offrire uno scambio interessante. Oh, questa qua invece ci vuole insegnare una mossa che si chiama Frenzy Plant. E voglio vedere com'è fatta questa mossa. Yes. Vediamo che cosa può fare. Oh, 150-90 di accuratezza. Ed è una mossa speciale. E potrei togliere Energy Ball. Onestamente. Ok raga, intanto non gliela insegno, fatemi sapere voi nei commenti se ne vale la pena insegnargli questa mossa e al posto di che cosa, perché tanto non è un problema per me tornare qua indietro a Venezia e per insegnargli questa mossa eventualmente. Tendenzialmente, così, su due piedi, avrei tolto Energy Ball, perché comunque è una mossa speciale e diciamo che per il 10% di accuratezza faccio 60 in più di danno, quindi secondo me potrebbe valere la pena. Fatemi sapere voi se ne vale la pena, scriverò anche a Mastro. Mastro, se stai guardando, scrivimi sotto cosa fare. E gente che mi fa domande a caso. Ah, ok, apparentemente l'Opera House, che è il teatro, chiamiamolo così, è anche la palestra, quindi entriamo e speriamo bene. Non ho ancora ben capito di che tipo possa essere questa palestra. Parliamo con quest'uomo che ce lo dice. Usano molti tipo psico, quindi Bashaf servirà molto 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 tanto. Quindi Pokémon, ah, Bashaf è già il primo tra l'altro in lista, e quindi direi che si può cominciare andando ad abbattere, ah, così, subito. Va bene, attacchiamo tutti quanti, me ne frega assolutamente niente. Subitamente hanno tutti quanti queste maschere, il che mi fa intuire che comunque saranno tutti quanti di tipo psico e comunque saranno tutti quanti attori, che appunto essendo in un teatro ha senso. E questo qua è folletto, mi sa. Bestia, sarà tosta, eh? E direi che anche Ripperoni ora, penso. È sopravvissuto con uno di vita, penso. Ah, che figata quella mossa. Ti difende dagli attacchi super efficaci. Super efficaci, dai colpi critici. Però adesso questo Aromatis c'è morto. Quindi bene così, Ripperoni. E a me sta benissimo, così magari il mio Bashaf sale anche di qualche livello. Soltanto 1000 di esperienza mi dai? Ah, perché Luxor se ne ciuccia un po'. Duplicat. Che cazzo è? È un Pokémon? No, intanto lasciamo dentro il nostro... è inquietante. Molto inquietante. Si è trasformato in un Bashaf. Già. Però... ah, mi ha copiato anche le mosse? Schifo umano! È tipo... è tipo il dito di questa generazione. Ah. Bello, mi copia in tutto e per tutto il Pokémon. Però adesso è di tipo lotta. Quindi, Pajay. E ciao. Ci si vede. Non è vero. Tac, era assalto o era rasoio. Era assalto, penso. E ciao, dato che è super efficace. Ti sei fregato con le tue stesse mani, mi dispiace. E vediamo chi sta per mandare dentro. Ah, sconfitta. Perfetto, molto bene. Ma si chiama Caruso. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, apparentemente. Non la canto perché ho una dignità e non voglio rovinare il povero Lucio. E questa mossa mi devasta. Già.
Lo sapevo. Quest'uomo è tipo psicolotta, è una copiata potentissima. Però col mio Pagey dovrei devastarlo, tecnicamente. Vediamo se conferma la mia teoria. Sì. È super efficace, infatti è tipo lotta. Perfetto, ripperoni. Proviamo a usare questa Energy Ball. Vediamo che effetto ha. Ah! Minchia, ha un effetto strepitoso. Ci sta. Figo. E usiamo Night Slash che... Ah, è fisico. Quindi l'acciaio dovrebbe assorbirlo bene. È sopravvissuto con uno di vita. Anche lui ha usato Night Slash. Ah, vuol dire che ha la mossa migliore, forse. Però, foglie lama. E ciao. Non è foglie lama, è l'altra. Fendifoglia. Fendifoglia, giustamente. E sta per mandare dentro Sprizzy. Vuoi cambiare Pokémon? No. Perché se non sbaglio, Sprizzy è anche in parte folletto. Quindi, codacciaio e dovrebbe morirci male. Vero? Yes. Ciaone. Anzi, forse Sprizzy è solo folletto, ora che ci penso. E perfetto, battuto anche Caruso. Laddove il mare luccica. E adesso abbattiamo anche lui. Vediamo, hanno tutti quanti i nomi italiani. Come si chiamerà questa qua? Adelina. Con quale nome però? Adelina. Ok, però ci muore con la mossa successiva. Grazie, Fendifoglia. E molto bene, Luxor è salito dal 38. Molto bene, ciao ciao Adelina. È stato bello. Ok, devo curarmi il Pokémon. Devo far respawnare. Respawnare, devo revitalizzare. Il buon Bashaf perché c'è morto di nuovo. E andiamo ad attaccare il prossimo, che è quest'uomo qua giù. Si chiamerà Giacomo. Come Puccini, Boccelli. Cioè, Boccelli. Tutti i nomi che potevo dargli, Boccelli. Vabbè. E Ripperoni duplica. Addio. Sei stato un degno avversario. Ci è piaciuto. E tutti quanti che prendono un po' di livelli. Gyarados che sale. Ah, aveva soltanto un Pokémon. Questo è stata una cosa un po' triste, buon uomo. Adesso andiamo a combattere contro quest'uomo. Secondo me ci sarà un Giacomo. Puccini. È una citazione da Puccini. Me lo sento. Pavarotti. Giustamente. È vero, effettivamente è un'opera house. Sono tutti quanti cantanti d'opera. Quindi vuol dire che quella Cecilia. Magari la Cecilia e anche l'altra ragazza. Magari sono nomi di cantanti d'opera femminili che non conosco perché onestamente non mi sono mai interessato. Però avrebbe senso la mia teoria. Oh! One shottato con Night Slash. Peccato che fosse Masking. Posso dire che era prevedibile. Potevo aspettarmelo. Perché un Tropin qua in mezzo? Non avrebbe avuto senso. E sta per mandare un altro. Vuoi cambiare Pokémon? No. Lascio fuori il mio bellissimo Metalink con un altro Night Slash. Dovrebbe farlo fuori alla grandissima. Vediamo. Tre. No? Però sapete cosa? Mi piace molto il fatto che tutti quanti i loro Pokémon possano imitare qualcuno. Sia nel caso di Masking, che parte già nei panni di qualcun altro, sia nei panni di Duplicate, che assume le sembianze di qualcun altro. Perché ha tutto molto senso con l'aspetto del teatro. Perché sono tutti quanti attori, e il fatto che anche i loro Pokémon possano interpretare altri Pokémon lo rende bellissimo. Mi piace un sacco come idea. E siamo arrivati già alla capopalestra? Non penso. Perfetto. Siamo davanti alla capopalestra? Siamo davanti alla capopalestra? O il capopalestra? È un lui? Ero convinto fosse una Leidel, le immagini sembrava una Leidel quando ho fatto la grafica qua sotto per la medaglia numero 6, che è quella qua di Venezia. Sembrava la numero 6, però apparentemente sembrava una donna, però apparentemente è un uomo. Ok, andiamo a salvare, dove cavolo si salvava? Salve, capo palestra. Ah, un allenatore si sta approcciando a me. Dunque, vedo che sei riuscito a superare tutti quanti gli ostacoli del pavimento che ti faceva scivolare e inoltre sei anche riuscito ad abbattere tutti quanti i miei allievi, ma... Ora, avrai la saggezza per riuscire a risolvere l'ultima parte di questo puzzle? Dimostramelo in battaglia. E è vero che non ci dice il nome. Leader. Ah, punto di domanda. Quindi secondo me questo Iago non è il leader. Perché come Miss Majus, che bello che è. Miss Drevus e Miss Majus sono due dei Pokémon più belli. Tra tutti quanti. Faint Attack, che è. Vabbè, grazie mille. Effettivamente, nessuno di due ha preso danno perché dovrebbe condividere il dolore. E Miss Majus è di tipo spettro, quindi gli attacchi buio sono super efficaci. Pain Split, che mi va a togliere un po' di vita e lui se ne recupera un po', però così pian piano lo si abbatte. Va benissimo. Ah, finito. Ah, molto intelligente. Però sicuramente ti sei reso conto del fatto che c'è qualcosa che non va. Già, infatti non sei tu il leader. Molto bene. Di sicuro ormai sarei riuscito a capire che la mia era soltanto una copertura. Penso che significhi quello, ma non ne sono proprio certo. Hai ragione, non sono il vero leader di questa palestra, colui che stai cercando, o colei che stai cercando, dato che non sappiamo se sia uomo o donna. Ma ti stavi aspettando questo? Trucco di magia ignorante, così mi hanno buttato al piano di sotto. E stiamo per approcciare effettivamente la capopalestra. Mi ricordavo fosse donna dalle immagini. Me lo ricordavo, perché ho aperto il Pokédex? Why though? Tutto il mondo è un palco.
E tutti quanti, gli uomini e le donne, sono soltanto degli attori. Ciascuno di loro ha le proprie uscite e le proprie entrate. E durante il corso della sua vita, un essere umano riesce ad interpretare tanti diversi ruoli. Lascia che ti racconti una storia. C'era una volta una piccola ragazza che sognava di diventare una cantante d'opera, una star dell'opera. Ma il teatro era invischiato in tutte quante quelle vecchie visioni tradizionali molto molto chiuse e alle donne non era permesso di salire sul palco. E dunque le venne in mente un piano. Si tagliò tutti quanti i capelli e si mise addosso i vestiti di un ragazzo. E così riuscì a fare un'audizione in quanto ragazzo. Funzionò. Riuscì a ricevere la parte. E quando salì su quel palco, beh, tutti quanti furono mesmerizzati dalla sua performance. Ma tutto questo non era abbastanza per lei. In un mondo fatto di bugie e deception, che non mi viene da tradurre, però da inganni, ecco, si stufò di tutte quante queste concezioni incorrette, comunque sbagliate e ingiuste di tutte quante le persone. Così, un giorno, lasciò tutti quanti i suoi vestiti da ragazzo e tutto quanto appunto il make-up, quindi il trucco che indossava per travestirsi da uomo, da parte, li buttò via. E quando il sipario si alzò, l'audience, il pubblico, vide chi davvero lei era. La loro star così amata era una donna. Il pubblico era allibito perché non potevano dire che ciò che si trovava nel loro cuore fosse sbagliato, non potevano rifiutarlo. Che lei, una donna, potesse essere in grado di recitare tanto bene quanto gli uomini. E da lì in poi ci fu un enorme cambio, anche dal punto di vista della mentalità. Il teatro cambiò le sue polizze e anche le donne, da allora in poi, poterono partecipare alle audizioni. Per quanto riguarda quella ragazza, quella ragazza sono io. Io sono Rosalinda, la più grande stella che brilla su questo palco e anche la capopalestra della città di Venesi. Ma sarai in grado di sconfiggermi? Ah, lasciamo. Diamo inizio all'ultimo atto, yes. Ciao Rosalinda, ti devasto. Comunque dicevano anche prima nella città, Dramzama, oh mio Dio, è l'evoluzione di Masking. Questo è un Pokémon fighissimo. Sa molto di flamenco. Ma a parte questo, e Pain Split. Tanto non dovresti togliermi tanto, esatto, perché tu non hai preso danno. Quindi non avrebbe senso che tu mi togliessi appunto della vita. E Fainted. Oh wow, era un Masking travestito dalla sua evoluzione. Ok. Contestabile. E usa l'iperpozione, ovviamente. Potevo aspettarmelo. Comunque, parlando con qualche paesano qua attorno, dicevano che fino a 5 anni prima, diciamo rispetto al periodo in cui è ambientato questo gioco, le donne non potevano proprio fare delle performance. Quindi, a parte il fatto che Rosalinda deve essere davvero molto molto giovane, mi chiedo come mai. Cioè, diciamo, io sono abbastanza, diciamo, femminista, ma non nel senso che donne al potere, donne fighe, ma si merda. Però, per quanto riguarda il combattere per l'uguaglianza tra i sessi, sì, sono assolutamente femminista da quel punto di vista. E mi ha un po' scioccato vedere una cosa del genere, però mi piace il fatto che abbiano voluto inserire anche il cambiamento e un miglioramento delle tradizioni, delle attitudini delle persone verso questa concezione strana che la donna è inferiore. Comunque, vediamo. Vuoi cambiare il tuo Pokémon? Non so neanche che Pokémon voglia mettere dentro, quindi per sicurezza mettiamo dentro Metalinx o Pajay. Mettiamo dentro Pajay. Pajay mi piace molto, anche se ha detto che usano molto lo Psico, e se non sbaglio Psico è super efficace su volante, ma non ne sono sicuro. Wino Tiger, oh yes, l'evoluzione di Jumping Jack là, come cavolo si chiama quell'altro. Quindi scelto il Pokémon più adatto e minchia quanta vita ha. L'abbia lasciato con nulla di vita e ha flinciato. Ma sicura? Cos'è, una bacca? Sì, ha una Citrus Berry. Poco importa, tanto adesso ti abbatto. Ciao Wino Tiger, è stato bello. Oddio, bello. Mega massa. Comunque, devastato e pochi punti di vita perché si riciuccia tutti quanti Gyarados. Miasmagic, vuoi cambiare Pokémon? Sì. Rimettiamo dentro, anzi no, mettiamo dentro Metalinx o, no, lasciamo dentro il Bashaf intanto. Lasciamo dentro il Bashaf perché magari con un attacco di tipo buio riusciamo ad assestarlo. Ci starebbe, perché Miasmagic non so cosa sia, però è inquietante. Ma dovremmo riuscire a fargli un po' di danno, sebbene sia il 43, non è molto efficace. Moonblast, cos'è? È di tipo folletto? Ah, fantastico. Apparentemente è di tipo fairy, quindi folletto veleno. Quindi un bel attacco, un bel codacciaio. E abbiamo failato, però dovremmo togliergli un sacco. E lui non dovrebbe farmi tanto danno perché sono tipo erba. E apparentemente l'erba, esatto, riesce a resistere bene al tipo folletto. Quindi codacciaio e ciao Miasmagic. Sì, ciao.
Mi piace l'acqua nucleare per il semplice fatto che poi possiamo mettere dentro Metalink e lo devastiamo subito. Quindi ci sta. E usiamo... Vedete che voglio usare radioacido, ci sta. E usa Transform. Anzi, proviamo ad abbatterlo con il nostro Gyarados. Perché nucleare su nucleare dovrebbe essere super efficace, se non sbaglio. E sì, l'abbiamo bruciato. Molto bene. Ok, ci piace. Ci piace. Se uso Surf adesso. Usiamo Trash, vediamo. Trash toglie un sacco di vita. Oh mio Dio! Yes, Gyarados al 32 contro un Gyarados al 44, al 42. Dramsama. Ah, ci ha tirato fuori una super citazione colta, tipo... Appari come il fiore, un innocente fiore. Però, sì, una serpe sotto sotto. Va bene. Psyshock, che non dovrebbe farmi tanto danno, effettivamente. Però è pur sempre al 45, quindi... Bashaf. Metalinx, è il tuo turno. Usiamo Night Slash. Quindi... Sapete che non so come si chiami Night Slash in italiano? Devo cercarlo adesso. Ah, cazzo, è Notte Sferza! Cioè, ridendo scherzando è Notte Sferza. Notte Sferza è tosta, come mossa. Ho usato Shadow Ball, quindi palla ombra. Pesante, palla ombra. Dramsama adesso dovrebbe prendere un bel po' di danno, ma non morirci. Ah! Non morirci, dicevamo, però mi curo. Non voglio rischiare, quindi me lo curo, il mio buon Metalinx, perché non vorrei morirci. Speriamo che non me la batta. Iperpozione, yes. Ho usato l'iperpozione anche lei. Forse dovevo sfruttarlo. Ah, avrei dovuto attaccarla adesso. Però non sarei sopravvissuto, quindi bene così. Dai che magari questa volta ci muore. No, non ho fatto un bel colpo come prima. E Shadow Ball, palla ombra. Resistimi, Metalinx. Ti prego. Ah, merda. Anzi, secondo me con Pajay potremmo riuscire ad abbatterlo. Sfruttiamo la nostra velocità e proviamo a tirarlo giù. Potremmo farcela. Con un bel Plumilava Psyshock. Aia, Psyshock potrebbe farmi fuori. Attenzione. Eh sì. Sì, mi ha fatto fuori Psyshock. No buono. No buono. Gerbolta, Gerby. Sei la mia speranza. Tieni duro. Perché se dovessi resistere a un attacco... A parte che forse con Spark siamo più veloci, esattamente. Con Scintilla siamo sicuro più veloci. Gioco? Minchia, si è bloccato un attimo. E... Cosa, si è paralizzata? Yes. Però comunque ho usato Psyshock. No buono. Resistimi, Gerbolta. Gerbolta. Yes. Usiamo di nuovo Scintilla, potremmo riuscire ad abbatterlo. Dai, dai. Yes! Grande Gerby. E anche Metalink si prende effettivamente esperienza e ci sta. E abbiamo sconfitto Rosalinda, signore. Ci conquistiamo così la medaglia Drama. Perfetto. E qua sotto si è appena aggiornata la grafica. Bella. Sconfitta la capopalestra di Venezia. Molto bene. Cosa succede? Perché non mi posso muovere? Ah, il professor Bambù mi sta chiamando. Hey Tyr, ho sentito che hai appena ottenuto la tua sesta medaglia. Minchia, ho appena finito, ma chi te l'ha detto? Come facevo a saperlo? Beh, il gym guy me l'ha detto. Ah, il ragazzo all'interno della palestra, quello che ci ha detto all'inizio di che tipo fosse questa palestra. Ovviamente, siamo vecchi compagni di bevuta dal college. Beh, lasciamo perdere, robe varie. Quindi ti stai chiedendo, mo che faccio? Beh, la risposta sta proprio a te. Ci sono ancora due palestre che devi sconfiggere prima di riuscire a poter andare alla Lega di Thundur. Una è nel villaggio di Tsukinami, che è a sud. E però il problema è che non so se ti lasceranno entrare, perché fanno entrare soltanto quelli che si sono dimostrati come forti. Quindi forse ti conviene andare a nord, a Snowbank Town, quindi la città di Snowbank, e dovrai passare attraverso la caverna di Mascara e cominciare il tuo viaggio da lì. È un viaggio piuttosto lungo, quindi preparati bene. E per questo motivo cos'è? Perché devo combattere sempre ogni volta contro te ogni volta che ho finito una palestra? È una cosa che non sopporto. Grazie professor Bambù. Adesso ci dirigiamo a nord e probabilmente dovremmo passare attraverso quella caverna che avevamo visto nello scorso episodio, se vi ricordate bene, che c'era quella caverna dove si era perso un Eevee. Attacchiamo Teo. Ah, dai, Plumilava e ci siamo. Ha battuto, vero? Facile? Con un colpo solo? Grande Metalinx. Muorici, grazie mille. Tipo è per 4 dovrebbe togliere, quindi... Non ho problemi. E ciaone. E ciao. Mortissimo. Stavo dicendo che il buon Teo ci ha ricordato di andare a nord. Qua, appunto, in questa caverna che si chiama Labirinto. Ah, salve. Cominciamo così di cattiveria. Buon uomo. Come la mettiamo? Ti attacco con un Pokémon magari d'erba. Life Orb? Cos'è? Poi leggo. Se qualcosa che vale la pena di assegnare a un Pokémon glielo assegno. E qua si va a sinistra. Vediamo cosa c'è. E c'è un luccichio? Cos'è? Ho trovato un barriettite. Barriettite? Penso sia un Pokémon.
Pokémon, sapete Barriette? Oh, ho capito cos'è. Penso siano gli oggetti che devi assegnare ai Pokémon per fare in modo che essi possano assumere la mega evoluzione. Controllo perché sono curioso. Va bene ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo lasciare qui. Nel prossimo episodio ripartiremo da qua, da questo preciso punto, per continuare ad andare avanti nel labirinto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Qualora vi fosse piaciuto, dovete lasciare un like, mi tocca passare in descrizione, da tutti quanti i miei social network. E niente, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Anzi no, ci vediamo più tardi. Con un video di... Penso ci sia un minigame, penso ci sia una crisi. Ci vediamo più tardi. Bye bye!